Noi siamo di fronte ad un fatto estremamente grave compiuto dalle altre organizzazioni sindacali che hanno disdettato il contratto nazionale vigente della nostra categoria, che è un contratto nazionale che è stato approvato dai lavoratori attraverso il referendum. Le altre organizzazioni hanno dato la disdetta senza avere alcun mandato da parte dei lavoratori iscritti e non iscritti alle organizzazioni sindacali, presentando una piattaforma di rinnovo di tutto il contratto nazionale in applicazione di un sistema di regole, quello definito con un accordo separato governo Confindustria CISDE UIL. Questo sistema di regole che hanno deciso di applicare prevede una programmazione di una riduzione del potere d'acquisto e un peggioramento delle normative a partire dalla deroga aziendale e territoriale che può peggiorare persino i minimi del contratto nazionale. E nello stesso tempo riduce tutti gli spazi della contrattazione aziendale che sono semplicemente quelli definiti dal governo con le misure intraprese. Per quanto ci riguarda, di fronte ad un atto così grave e lesivo della democrazia, perché toglie la parola ai lavoratori e alle lavoratrici metalmeccaniche di potersi esprimere sulle loro condizioni concrete, di fronte ad un atto di questa natura, noi abbiamo presentato la nostra piattaforma nel rispetto del contratto nazionale vigente, che non è il rinnovo del contratto nazionale, è il rinnovo del biennio economico così come previsto, biennio economico che scade alla fine dell'anno. Abbiamo costruito una piattaforma che chiede un aumento retributivo facendo riferimento all'accorpamento del terzo e quarto livello di 130 euro. Chiediamo che l'aumento retributivo dei contratti nazionali rientri dentro il meccanismo definito dal governo della defiscalizzazione dei premi di risultato, perché non si capisce per quale ragione ci sia una fiscalità del 10% per i premi aziendali variabili legati ai bilanci aziendali, mentre c'è una fiscalizzazione diversa per gli aumenti contrattuali che riguardano tutti i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche. Nello stesso tempo abbiamo definito delle rivendicazioni che riguardano direttamente la situazione di crisi che la categoria sta attraversando. Il blocco dei licenziamenti per questi 2 anni di crisi, con la conferma anche di tutti i lavoratori precari, e l'aumento retributivo deve essere dato integralmente anche ai lavoratori in cassa integrazione senza le trattenute di ratei che normalmente sono previste. Ci sono altri aspetti importanti della piattaforma che riguardano gli aumenti retributivi per chi non fa la contrattazione. Insomma, una piattaforma che associa il rinnovo del biennio economico con la situazione di emergenza determinata dalla crisi. La nostra piattaforma, nei prossimi giorni, dalle prossime ore sarà sottoposta a consultazione dei lavoratori con assemblee in tutti i luoghi di lavoro. Ovviamente noi faremo votare i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, le altre organizzazioni hanno deciso che consultano soltanto i loro iscritti sulla loro piattaforma. Faccio presente che quando si fa un contratto nazionale vale per tutti, quindi per noi la democrazia è elemento fondamentale e identitario della nostra organizzazione. Faremo le assemblee ovunque, assemblee territoriali dei lavoratori in cassa integrazione e referendum entro il mese, poiché è decisivo il mandato che riceviamo dai lavoratori per presentare la piattaforma. Noi denunciamo questa situazione
che deriva dalla scelta precisa che governo e Confindustria hanno fatto di utilizzare la crisi per ridefinire l'assetto delle relazioni. Il sistema di regole cosa vuol dire? Il sistema di regole diviso vuol dire che è deciso d'ora in poi quello che i lavoratori possono fare, possono chiedere e non chiedere sul contratto nazionale, possono chiedere o non chiedere sulla contrattazione aziendale. Questo è stato deciso senza che i lavoratori abbiano avuto il diritto di parola, noi queste regole non le applichiamo. Loro pensano che in una situazione di crisi possano fare di tutto, noi pensiamo, come è successo altre volte, che i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche, in nome della dignità del lavoro, in nome della dignità della persona che lavora, che è associata ad un diritto e deve essere associata ad un diritto che è quello democratico, noi pensiamo che anche in questa occasione, senza il consenso dei lavoratori, non riusciranno a passare con un'operazione così distruttiva. Parola, no.